Presidente, quali le novità? Se ci può anticipare qualcosa relativamente alla prossima stagione del Teatro Pirandello? Ma intanto è agli sgoccioli la campagna di rinnovo degli abbonamenti dei vecchi abbonati per esercitare il loro diritto di prelazione ed è andata molto bene. Arrivano già nuovi abbonati, da questo momento in poi verranno messi a loro disposizione tutti i posti liberi in teatro. Registriamo un grandissimo entusiasmo per una stagione che, come sapete, inizierà il 12 novembre, quindi ormai siamo proprio a ridosso dell'inizio e inizierà in pompa magna, come sapete, con uno spettacolo a cui siamo particolarmente legati, una storia tutta agrigentina, figlia di agrigentini, alla regia di Michele Guardì, e sto parlando del caso Tandoi. Abbiamo tante belle novità che per fortuna stanno suscitando grande interesse e grande entusiasmo da parte degli utenti, vecchi e grazie a Dio anche tanti nuovi, per cui insomma ci sono belle prospettive in arrivo. Come sapete, abbiamo anche fuori cartellone delle manifestazioni, degli eventi di grandissimo rilievo. Il 18 novembre avremo Claudio Baglioni, il 10 dicembre Fabio Concato e altre novità in arrivo, però non mettiamo troppa carne sul fuoco, ve le diremo a tempo debito. Quindi chi si vuole abbonare, nuovi abbonamenti, cosa deve aspettare? Gli abbonamenti adesso, come sapete, è attiva la biglietteria online e quindi molto comodamente l'abbonamento si può fare direttamente da casa, altrimenti recarsi al botteghino del teatro nei soliti giorni, lunedì, mercoledì e venerdì mattina e martedì e giovedì pomeriggio.